Allora ragazzi, spero che sentite bene. Comunque, l'idea di fare un piccolo tutorial su come fare le piramidi. Questo è proprio per i principianti, diciamo, quindi per i neofiti, per chi non ne sa nulla e magari vorrebbe provare a sperimentare un attimo con le bombolette. Quindi oggi vi faccio vedere come fare delle piramidi in modo proprio così semplici. Facciamo qualche piramide, qualche pianeta, una cosa semplice da in modo che possa rimanere bene in mente i vari passaggi come si fanno. Allora, cominciamo. Allora, innanzitutto, per farla proprio semplice semplice, vabbè, facciamo due piramidi e le mettiamo. Facciamoci segni. Allora, ricordiamoci che la piramide che vogliamo che venga, diciamo, la piramide che vogliamo che venga vista in avanti, bisogna metterla per prima come il cartoncino. Adesso ci facciamo solamente due segnetti, tanto per segnarci la sagoma, diciamo così. Allora. Con un po' di nero o qualsiasi altro colore, giusto, ci facciamo un segnetto così. Allora, prendiamoci un poco di giallo, direi io. Allora, mettiamo il colore che vogliamo e desideriamo usare. Quindi in questo caso io ci metto un po' di giallo, un po' di arancione, questo qua magari. Così. Ecco fatto. Uno spruzzino di nero. Prendiamo così un altro cartoncino. E semplicemente ce lo facciamo scorrere in questa maniera. Ecco fatto. Così ci siamo fatti una bella strutturina per le piramidi. A questo punto prendiamo di nuovo i cartoncini. Questo è questo che è ancora pulito. Ok, li rimettiamo sopra. Allora io ho questa piramide che è un po' più grande, la voglio far vedere che si veda davanti. Quindi la metto prima, questa la metto dopo. A questo punto blocchiamo in modo da che non si muova, in modo che non si muova il cartone. Così. E quello che vorrei fare è farci qualche pianeta qua. Facciamo anche questo in modo abbastanza, in modo semplice. Così prendiamo il pennello. Io metto prima un po' di bianco, dopodiché qui si può stare un po' con la stessa tecnica, diciamo che uno ce lo piazziamo qua, ci facciamo un segnetto, un altro ce lo piazziamo, un altro ce lo possiamo piazzare qui, facciamo un segnetto e un altro ce lo possiamo piazzare qui. Allora. Questo punto io direi di metterci un poco di colore, mettendoci un poco, questo me lo voglio fare più questo tono, poi voglio uno sull'azzurro e magari uno verde, così 1 2 3. Allora
questo, fatto questo, riprendo il nero, così ci vengono un poco di, ci facciamo un po' di ombre. Allora, adesso una cosa semplice e magari un poco difficile allo stesso tempo, perché praticamente si tratta di passare la carta qui in questo modo da mischiare i colori, facendo più o meno questo che sto facendo io. Ragazzi, vi ricordo che queste bombolette che sto usando in questo momento sono bombolette all'acqua, quindi io ve le raccomando in caso volete lavorare d'inverno all'interno, in modo che non vi intossicate. Infatti in questo modo posso parlare e stare senza maschera. Allora, a questo punto qui io riprendo un poco di nero, oppure potrei prendere un bel blu molto scuro, ci vorrebbe però per fare qualche ombra. Blu marino non ce l'ho effettivamente. Blu profondo non ce l'ho, questo qua. Quindi troviamo qualcosa. Vabbè, vediamo questo. Significa che metteremo anche un po' di nero comunque. Ecco fatto. Allora, in questo modo ci ho fatto queste ombre, e in modo che quando poi, una volta che, dopo aver messo questi cerchi qua sopra, così da fare la forma dei pianeti, una volta fatto questo, poi ci vengono queste ombre, in modo che ci danno una certa rotondità. Allora, per semplificarlo ancora di più, visto che le ombre stanno dalla parte di sotto, oscuriamo la parte di sopra del cielo con il nero o con un colore comunque più scuro. Allora, vediamo poco. Così via, qui ci mettiamo questo, allora stiamo facendo il cielo, ragazzi, e dargli un poco di, per dargli più profondità possibile, quindi possiamo giocare un attimo con i colori. Praticamente la parte dei pianeti erano messe, c'è la parte di qua che c'è l'ombra, la parte di su che c'è la luce nel pianeta, quindi il cielo ho fatto la parte scura di più in alto, in modo che questo ci dà ancora più profondità, la parte chiara più in basso, in questo modo qua. Adesso vorrei metterci un azzurro oppure un porcino chiaro qui, alla fine andrò a dargli ancora un altro, così. Poi ci possiamo anche dare qualche stellina nel cielo, spruzzandoci un poco di bianco su le dita,
in questo modo qua. Quindi a questo punto ci togliamo il primo, abbiamo qui il primo pianeta, ci abbiamo il secondo, qui ci abbiamo il terzo. A questo punto ci togliamo anche questo primo cartoncino che sarebbe la piramide che si vedrà dietro a quest'altra. E naturalmente al momento ci abbiamo solo un triangolo, quindi ci abbiamo bisogno di farci un poco di ombra. Ce la facciamo in questo modo, sempre col cartoncino che abbiamo tolto, lo appoggiamo un po' di lato dalla parte dove vogliamo farci l'ombra, facendolo coincidere giusto con la metà, la punta della piramide. Mettiamo un poco di ombra da una parte e da un'altra, in questo modo qui. Poi volendo crearci un pic una piccolo gioco di luce dietro, vediamo dietro la piramide. Allora, prendiamo sempre lo stesso cartoncino, appoggiamo delicatamente con mano ferma solamente la punta, in questo modo qua, spruzziamo un attimo di lato prima di fare lo spruzzo là, in modo che ci venga questa luce dietro alla piramide. Quindi a questo punto ci giriamo, ci togliamo su quest'altro cartoncino e sempre con la stessa, nella stessa maniera, con la stessa tecnica, ci facciamo l'ombra anche a questa. Qui al centro. Ecco fatto. Quindi qui ci siamo creati le due piramidi con i tre pianeti. Adesso facciamo la parte, concludiamo la parte sotto, se la vogliamo fare in un modo veramente semplice. Possiamo semplicemente mettere un po' di nero, poi magari qualche altro colore come il giallo o il bianco. Così, sempre prendendo della carta, ci passiamo in questo modo qua. A questo punto possiamo un po' scegliere se continuare a fare come così delle pietre, delle rocce nella parte sotto, oppure se fare di un mare o fare delle prospettive spaziali, così insomma. Decidiamo di farci un maretto. Allora, un maretto e non un amaretto. Quindi ci mettiamo un po' di blu e qualche altro colore anche così, tanto per sempre con un po' di nero, non va più. A questo punto prendiamo ancora un altro cartoncino della stessa misura più o meno, ce lo appoggiamo sopra e con questo movimento destra e sinistra allo stesso tempo che si va verso il basso, otteniamo questo effetto. Quindi a questo punto ci siamo fatti questo dipinto in pochi minuti e molto semplice, efficace, cercando un po' con la composizione, con delle figure geometriche semplici, come triangoli, cerchi. E mettendoli insieme questa figura, comunque qualche cosa che le piramidi riconoscono tutti, i pianeti comunque le riconoscono tutti, cielo, mare, insomma abbiamo creato una cosa in un modo veloce, molto efficace, bella, molto decorativa. Quindi
Quindi, questo era un piccolo tutorial fatto così velocemente che spero che vi sia piaciuto. Spero che non è sicuramente utile a chi già fa lo spray paint, perché queste cose già le sa, ma giustamente questo piccolo video è dedicato a maggior ragione a chi invece sta appena cominciando e praticamente non ne sa nulla. Quindi qui intanto darci qualche delucidazione su come procedere con la tecnica. Adesso ci passo un poco di trasparente lucido, tanto da darci uno strato di protezione e renderlo un attimino più lucido, più brillante. A questo punto io direi che in effetti il paint è terminato e che niente, ve lo faccio vedere da un po' più vicino così. Io vi voglio salutare a tutti e niente, se questo video ti è piaciuto, a me mi fai un grande favore che mi lasci un bel like, mi scrivi un commento, magari se mi scrivi la prossima volta cosa vuoi che ti possa far vedere, come dipinto. E niente, iscriviti al canale, ecco, insomma, se ti piace, ti interessano i miei contenuti, iscriviti volentieri, a me fa piacere, ecco, insomma. Quindi, ecco, con questo qua ti lascio e ti saluto alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ci vediamo.